Il 2012 è rappresentato un anno in cui il corpo di polizia provinciale di Bergamo è stato fortemente impegnato nel soccorso e nel recupero della fauna selvatica in difficoltà anno nel corso del quale gli interventi hanno registrato un sensibile aumento. Particolarmente importante ed elemento di novità lanciato proprio nel 2012 la collaborazione del mondo del volontariato che ha fornito il proprio qualificato e importante contributo. Dati che sono in sensibile aumento come oramai lo sono dal 1999 ad, eh, ad oggi. Solo nell'annualità 2011 erano circa 750 le richieste di recupero all'interno di tutto il nostro territorio provinciale. Nel corso del 2012, quindi a sola distanza di un anno, sono schizzati a quota 900. Credo che questo dimostri... Eh, due cose. La prima, il numero della fauna in eh, costante aumento sul nostro territorio provinciale ed è una cosa assolutamente positiva perché denota comunque un certo pregio ambientale di quello che è il nostro territorio provinciale. Ma dall'altra, ovviamente, denota anche il... Eh, l'aumento di quella che è l'area urbanizzata del nostro territorio e di conseguenza aumentano le possibilità di venire in contatto con la fauna in difficoltà. L'attività viene svolta giorno e notte dagli agenti grazie anche alle segnalazioni che arrivano alla sala operativa della Polizia Provinciale. Un anno che è stato contraddistinto da un recupero particolare che è stata la carcassa di orso individuata probabilmente il decesso dovuto a una valanga nel comune di Gandellino e le cui indagini Genetiche hanno permesso di risalirne alla identità. Un anno impegnativo con i recuperi come abbiamo visto in assoluto incremento. Un dato particolare che è il numero di recuperi e le segnalazioni arrivate dalla città di Bergamo. Veramente decine e decine, soprattutto per quanto riguarda le specie di uccelli, questo indici di una maggiore e acuita sensibilità da parte della, della cittadinanza che chiama la polizia provinciale e la sala operativa in particolare per il recupero. Come ogni anno è nei mesi della riproduzione tra maggio, giugno e luglio che si verifica il maggior numero di richieste di intervento. Tra le cause principali di recupero spicca l'origine ignota, 352 capi, seguita da incidenti stradali, 159 capi e dalle cause naturali con 124 capi.